Sì? Siediti. Aquí nella isola è il mar, il quanto mar. Esce da sé a ogni istante. Dice che sì, dice che no, poi che no. In azzurro, in schiuma, in galoppo. Dice che no, poi che no. Non puoi stare tranquillo. Me chiamo mar, repite, appiccicandosi una pietra senza riuscire a convincerla. Allora, con sette lingue verdi, de sette tigri verdi, de sette cani verdi, de sette mari verdi, la percorre, la bacia, la inumidisce e si batte il petto ripetendo il suo nome. Allora, che cosa te ne pare? Strano. Come strano? Tu sei un critico severo, eh? No, 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 non la poesia. Strano. Strano come mi sentivo io mentre la diceva. E come ti sentivi? Non so. Le parole andavano di qua e di là, no? Come il mare, allora. Esatto, come il mare. Forse ecco, e sto il ritmo. Infatti mi è venuto il mal di mare. Il mal di mare. Perché mi... non so spiegare, ho sentito come... come una barca, no? Sbattuto in mezzo a tutte queste parole. Come una barca sbattuta dalle mie parole. Tu lo sai cosa hai fatto, Mario? No, che ho fatto? Una metafora. No. Sì? No. Come che no? Ma veramente? Sì. Vabbè, però non vale, perché non la volevo fare. Volere non è importante, perché le immagini nascono casuali. Cioè, voi che volete dire allora? Che, per esempio, non so se mi spiego, che il mondo intero, no? Ma il mondo intero proprio, dico, col mare, col cielo, con la pioggia, le nuvole. Ah, ora tu puoi già dire eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. Cioè il mondo intero allora è la metafora di qualcosa. Detto una stronzata. No, 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 per niente. Per niente. Avete fatto una faccia strana, però. Mario, facciamo un patto. Adesso faccio un bel bagno. E rifletterò sulla tua domanda e poi domani ti darò una risposta. Ma veramente? Sì, veramente.